Senatore Pittella, buona domenica. Buona domenica a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, senatore, tante sono le domande perché davvero in questi ultimi giorni gli spunti non sono mancati. Partiamo subito dal discorso di Draghi, dalla fiducia accordata dai due rami del Parlamento al nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco, qual è il tuo giudizio sintetico sul discorso, anche sulle repliche che poi ha dato nel corso del dibattito? Un discorso di grande visione, di grande sobrietà, di grande responsabilità in spirito e con spirito repubblicano. Uno dei passaggi più belli che mi ha colpito è stato quello sull'etica della politica, sul dovere della politica di pensare ai figli e ai nipoti, così come i nostri nonni e i nostri padri hanno pensato a noi. Credo che sia un messaggio bellissimo, di grande responsabilità e di grande impegno morale, prima ancora che politico. Senatore, ha toccato tanti punti, Draghi, in particolare l'ambiente, che era un po' una delle chiavi, insomma, ecco, anche di questo momento storico. Ecco, c'è chi afferma che forse poteva essere ancora più coraggioso e spingersi ancora più avanti. Tu come ritieni questo passaggio su questa transizione che di fatto la stiamo già vivendo, però, in effetti? Ma io penso che più che dire tantissimo e spingersi all'inverosimile, mi aspetto che Draghi farà, perché fare delle dichiarazioni altisonanti sui temi ambientali, che sono temi delicatissimi e decisivi per noi, e poi scontrarsi con delle difficoltà e non realizzarle nella loro pienezza sarebbe disastroso. Draghi è stato molto chiaro, la riconversione ecologica è uno degli asset, è uno degli highlight, è una delle priorità del suo dicastero, ed è una delle priorità dell'Europa. Sarà un asse portante del programma Next Generation EU, cioè un asse portante che attirerà le risorse, la parte consistente dei 209 miliardi di euro. Ma ha aggiunto che noi possiamo fare la riconversione energetica, la riconversione ecologica, così come possiamo fare la riconversione digitale, se faremo la formazione delle persone. E questo è un aspetto non secondario, io dico del tutto principale del discorso di Draghi rispetto al passato. Noi abbiamo bisogno, lo ha detto chiaramente, di rafforzare gli istituti tecnici, la formazione tecnica, cioè di persone, di profili che sappiano poi lavorare nell'ambito di una industria che è decarbonizzata e in una società che si è data il brand, la sostanza della riconversione energetica e anche sul digitale. Altrimenti faremo delle operazioni illusorie che porteranno a morti e feriti, a tantissimi disoccupati e ad un nulla di fatto. Ecco, tu eri presente in Senato e quindi hai colto anche una serie di aspetti che magari il telespettatore o il radioascoltatore non ha colto. A me personalmente ha fatto una certa impressione assolutamente positiva, diciamo qualche piccolo errore, no? Commesso da Draghi, nel Sì. senso ha sbagliato una cima, d'altronde assolutamente Sì. normale e naturale. Ecco, e tu come, da un punto di vista, diciamo, umano, ecco, come lo hai visto? Seduto lì addirittura ad un certo punto ha chiesto se poteva sedersi, insomma, ha chiesto il permesso se si poteva sedere. Ecco. Quindi una persona che sembra così un supereroe, che però alla fine è una persona come tutti, insomma. Ma ha avuto un atteggiamento di grande rispetto nei confronti del Parlamento. Un uomo che ha 73 anni, mi pare che abbia 73 anni, riesce a stare incollato alla sedia prendendo appunti dalle 10 della mattina fino alle 11 di sera, andando al bagno forse 2 o 3 volte massimo e bevendo qualche bicchiere d'acqua.
ascoltando tutti gli interventi, è un uomo che ha un grande rispetto verso gli altri, una grande umiltà, pur partendo da una fortissima competenza, da uno standing che lo colloca al di sopra degli interlocutori che aveva nel Parlamento, ma lui ha rispetto nei confronti degli altri e nei confronti delle istituzioni. Forse, insomma, la verbosità che contraddistingue l'Italia, diciamo, e anche le istituzioni parlamentari, che io ho potuto notare anche rispetto a quello che succede invece nel Parlamento europeo, dove si parla massimo 5 minuti, mentre invece da noi abbiamo fatto una discussione generale di 6 ore, solo la discussione generale. Poi ci sono state le repliche, le dichiarazioni di voto, le dichiarazioni di voto in dissenso, tutto questo credo che lo abbia un po' stremato. Io Certo. lo guardavo negli occhi, gli guardavo le palpebre e pensavo, adesso faccio una battuta, pensavo che la sua mente a quell'ora, verso la sera, la tarda serata, potesse dire, dice, ma che caspita, ma ha fatto fare. Certo, assolutamente. Lo diciamo in molti questo perché davvero, insomma, adesso finita questa fase, diciamo, positiva, aulica quasi, insomma, ci saranno sicuramente rogne notevoli. Ma aprendo un po' il capitolo delle rogne, senatore Pittella, ti dobbiamo assolutamente fare alcune domande. Allora, è scoppiato questo putiferio sulle donne del PD. Qual è il tuo pensiero? Ritieni che è stato fatto un errore? Ritieni che si è montata un po' una polemica eccessiva? Qual è il tuo punto di vista? Ma che ci sia bisogno di assicurare una presenza paritaria ai due sessi, lo ritengo una cosa giusta. D'altra parte il PD nelle sue scelte anche di presenza negli organismi di partito, ma anche nei gruppi parlamentari, sta rispettando queste scelte. Poi, dovendo indicare 3 ministri e tra l'altro non dovendoli indicare come partito, ma diciamo affidandosi rigorosamente al dettato costituzionale che prescrive che i ministri sceglie il Presidente del Consiglio e li sottopone al Presidente della Repubblica, il PD si è trovato con 3 ministri scelti sulla base di criteri diversi, non meno importanti, che sono i criteri della continuità nel caso di Franceschini e di Guerini, dell'autorevolezza, diciamo, dimostrata e acquisita e della, diciamo, competenza e anche della rappresentanza politica di Orlando. Ora, io dico, si fa bene a tenere presente e a dare una risposta al tema che emerge della parità di genere, in tutte le occasioni anche successive. Adesso non starei a fare un dramma perché la delegazione al governo del PD sia solo maschile, perché la delegazione al governo comprenderà pure i vice ministri, i sottosegretari, la rappresentanza del PD comprende anche i vertici del partito, i vertici dei gruppi parlamentari, i vertici delle commissioni parlamentari. Tu pensa che al Senato la collega Roberta Pinotti è presidente della Commissione Difesa, la collega Valeria Valente è presidente della Commissione contro la violenza sulle donne, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, è appunto vicepresidente del Senato. Quindi, cioè, il PD queste cose le sta già facendo, le può fare, le deve fare anche maggiormente, senza però trascurare, questo lo voglio dire, l'altro principio, l'altro criterio, che deve essere quello della competenza e della qualità. Cioè, io darei 10 posti, tutte 10 alle donne, se troviamo per l'ufficio, il servizio, la funzione che va svolta delle donne più brave dei maschi, cioè se ci sono, non ne farei una questione solo di quota,
Io ne farei una questione di competenza perché ci sono donne che obiettivamente hanno una marcia in più rispetto a noi maschi. Certo. Senatore, è tutto vero quello che tu stai dicendo, però diciamo la critica un po' che viene fatta al PD in queste giornate, insomma, è che alla fine, insomma, si sono scelti i capicorrente per tenere in equilibrio il partito, però questo incipit mi permette di farti la domanda vera e propria. Il congresso, sappiamo, se non vado errato, che ancora tecnicamente diciamo, il congresso non è, diciamo, come dire, insomma, non è scaduto, insomma, il mandato di Zingaretti, però sono molti a richiedere un congresso straordinario perché sono avvenute troppe cose nuove, insomma. Ecco, tu cosa pensi su questo? Insomma, bisogna aspettare la fine diciamo, del mandato di Zingaretti o bisogna anticipare i tempi a questo punto? Ma bisogna innanzitutto aspettare la fine della pandemia, perché fare un congresso via Zoom o via Skype mi sembra una cosa ridicola. Adesso si viene convocata l'Assemblea nazionale per metà del prossimo mese, voglio vedere 1.000 persone fanno parte dell'Assemblea nazionale collegati, io tra questi, su Zoom. Non so come farà reggere questo Certo. marchingegno tecnologico, e come faremo a prendere la parola, a votare, insomma, pensare ad un congresso che coinvolge non 1.000, ma decine di migliaia di persone in tutti i comuni d'Italia mi sembra davvero rischioso e irrealizzabile. Quindi, dopo la fine della pandemia, io penso che il congresso vada fatto perché, al di là della conclusione del mandato di Zingaretti, ci sono dei nodi politici che vanno affrontati. Io li ripeto perché ne abbiamo già parlato, ma per me è nodale sapere se il PD vuole, veramente pensa che può affrontare le prossime elezioni politiche solo con un'alleanza con i LeU e i 5 Stelle, tra l'altro i 5 Stelle, con tutto il rispetto che porto nei confronti delle loro dinamiche attuali, lacerazioni, sono un Vietnam, sono come i Balcani divisi e frammentati, ci stanno subendo una scissione, più scissioni, e noi che facciamo? Pensiamo davvero che possiamo combattere contro la corazzata del centrodestra con un'alleanza piccola piccola formata dal PD e dai suoi satelliti? Ma questa è una cosa che io credo sbagliata, che ci porterà alla sconfitta. Dobbiamo certamente aiutare i 5 Stelle a fare un passo in avanti sulla strada della responsabilità del governo. Io sono perché si abbia un rapporto positivo con i 5 Stelle e mi adopero in questo senso anche nella mia attività parlamentare, anche con i LeU, molti dei quali sono compagni e compagni con cui abbiamo lavorato insieme, quindi figuriamoci, però non possiamo trascurare che esistono altre forze in campo che stanno più sul centro riformista, Azione, Italia Viva, i radicali di Pannella e delle Vedove. E c'è una parte di Forza Italia che non si vuole diciamo, arruolare nel centrodestra salviniano. E allora che facciamo? Noi ci chiudiamo nel nostro fortino e aiutiamo a confezionare un largo schieramento di centrodestra, oppure autorizziamo la formazione di una tripolarizzazione che, se la legge elettorale rimane quella attuale, porterà ad una sconfitta clamorosa ed epocale per la sinistra. E quindi, senatore, tu pensi che l'intergruppo sia stato un errore allora a questo punto? No, non è stato un errore, perché l'intergruppo non aveva nessuna valenza politica, ma soltanto una valenza organizzativa, cioè come organizzarci nell'Aula e nelle commissioni parlamentari in una situazione del tutto nuova, perché gli intergruppi politici, cioè un'opzione politica e strategica non la fa un gruppo parlamentare, cioè non è che si può alzare Marcucci e dire facciamo l'alleanza con i 5 Stelle e i LeU come opzione strategica. Marcucci può dire, come ha detto giustamente, facciamo una modalità di organizzazione
nelle aule parlamentari per non essere scoperti in una maggioranza così ampia come quella che si è raggrumata attorno a Draghi, ma non può dire che quella è l'opzione strategica, infatti non l'ha detto. L'opzione strategica la decide il partito attraverso il congresso. Certo. Senatore, ultima domanda, ma forse doveva essere una delle prime domande, cioè ci sono novità importanti sull'alta velocità che riguardano anche, si badi bene, il nostro territorio. Ecco, senatore, vogliamo fare un po' una sintesi di queste buone notizie che ogni tanto arrivano da Roma, insomma. Beh, c'è un piano che RFI ha presentato anche sulla base delle battaglie portate avanti da anni da tutti noi, che prevede la continuazione dell'alta velocità, diciamo da Salerno in giù, e che include anche la riconversione e la riattivazione della Sicignano-Lago Negro fino a Praia. E anche una bretella che va da Auletta a Tito Potenza, e anche il rafforzamento dei collegamenti cilentani e della costiera, insomma, è una risposta in termini finanziari positiva a delle istanze che noi abbiamo portato avanti da tempo e che finalmente inizia a ridurre quelle disparità logistiche che ci hanno svantaggiato. Io voglio dire che in questo senso il lavoro importante ha svolto il nostro sottosegretario Salvatore Margiotta, appunto, ai trasporti, alle infrastrutture, e io insieme ad altri parlamentari, non soltanto del PD, ci siamo battuti in questi anni insieme ai sindaci, insieme alle rappresentanze regionali, alle forze economiche e sindacali, alle associazioni che hanno promosso, proprio qualche mese fa facemmo un convegno a Lago Negro su questo tema. E noi adesso non è che con questa notizia stiamo con le mani in mano e dormiamo sonni tranquilli, perché dalla programmazione bisogna passare poi alla realizzazione. Senatore, un'ultimissima domanda, una domanda supplementare, perché in questi giorni stiamo sentendo a più riprese, però io noto che alcune volte viene approfondita con serietà, altre volte diventa quasi una sorta di sberleffo. Mi riferisco al ponte sullo Stretto di Messina. Ti faccio due domande in sequenza. La prima, ma diciamo, teoricamente, tecnicamente, i fondi. Il prestito che arriverà dall'Europa potrebbe, diciamo, è coerente eventualmente con la possibilità di costruire il ponte e poi il tuo pensiero personale sulla costruzione eventuale di questo ponte, che chiaramente assumerebbe anche un valore, pratico, concreto, ma non sfugge a nessuno che assume anche un po' un valore quasi ideale, no? Per certi versi. Si parla di grandeur dell'Italia, insomma, perciò dicevo che insomma, viene raccontato a volte in maniera più seria, a volte un po', ironizzandoci sopra. Francamente, io non credo che rientri nei parametri, nei criteri e nelle linee guida che ha dato la Commissione europea per il recovery. Ma questo non è diciamo, questo è il problema, non è tanto questo il problema, perché le risorse finanziarie possono essere trovate anche diversamente, anche attraverso forme innovative come diciamo, Pubblico e privato, diciamo. finanziamento. Sì, esatto. L'intervento anche dei privati, ci sono secondo me non tanto problemi da questo punto di vista. Io vorrei, per rispondere invece alla tua domanda sulla mia condivisione, io dico innanzitutto che prima o contemporaneamente bisogna pensare alla logistica che riguarda appunto l'alta velocità che arrivi fino alla Sicilia, e anche alla logistica riguardo la Sicilia interna, cioè non puoi fare il ponte e poi però lasciare che la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada, la dorsale ionica, strada o superstrada,
l'alta velocità ferroviaria non siano fatte, perché altrimenti fai una cosa simbolo, ma poi lasci non risolti nodi altrettanto importanti, forse più importanti. Per il resto, io vorrei capire i contenuti di un progetto di questo genere. E se, come è immaginato questo ponte, come una struttura fissa, come una struttura mobile, come una struttura di mero collegamento, o come una struttura che racchiude anche altro, che racchiude iniziative, presenze, strutturali che, legate alla cultura, all'ambiente, all'energia. Cioè, voglio dire, un ponte di per sé può dire tutto e può dire nulla se non è inquadrato in un grande progetto su cui uno potrebbe anche avere una posizione favorevole, ripeto, a condizione che accanto o prima del ponte si risolvano nodi storici della logistica e dei collegamenti del Mezzogiorno. Certo, tra l'altro se poi per andare da Messina a Palermo ci vogliono 4 ore, a quel punto Esatto. che è risolto, diciamo, Esatto, è chiaro. questo è il punto. Certo. Per non parlare poi che innanzitutto dovrebbe reggere perché sappiamo la sismicità di quel territorio e delle difficoltà che potrebbero Ecco perché appalesarsi. non si può rispondere in maniera apodittica, al Sì. quesito se è favorevole o se è contrario in maniera così pregiudiziale al ponte. Io dico, posso essere favorevole, posso essere contrario a condizione che ci siano o non ci siano alcune strutture e condizioni di accompagnamento. Se quindi ci sono interventi e iniziative per superare le carenze infrastrutturali attuali, e se il ponte significa più di una struttura fisica. Certo, assolutamente. Sì. Senatore, noi ti ringraziamo come sempre e ti auguriamo buona domenica che rimane, buona settimana e ci risentiremo nel prossimo fine settimana. Grazie, senatore Pittella, e a Grazie, presto. grazie, un abbraccio forte, ciao Mario. Grazie, grazie.